Siamo in una delle stazioni più affollate di Parigi. È l'ora di punta e migliaia di passeggeri sono diretti verso casa. Ma improvvisamente un treno impazzito irrompe sui binari. 307 tonnellate di metallo si schiantano contro un treno pieno di pendolari. 56 persone perdono la vita nel più tragico incidente ferroviario della storia parigina. Ora una sofisticata ricostruzione al computer rivela finalmente cos'è accaduto. Un disastro non è un incidente isolato, ma una catena di eventi cruciali. Analizzeremo questi fattori critici e scopriremo insieme le cause della catastrofe ferroviaria di Parigi. Europa. Francia. Parigi. 27 giugno 1988. È un caldo pomeriggio estivo nella Ville Lumière. Parigi è il centro nevralgico della rete ferroviaria francese, che con i suoi 34.000 chilometri di rotaie risulta la più estesa del vecchio continente. Ore 18:20. Il treno delle 17:38, che collega Melun alla Gare de Lyon di Parigi, viaggia in perfetto orario. Il convoglio impiega 50 minuti per compiere questo tragitto di 40 chilometri. La guida delle otto carrozze è affidata al macchinista 42enne Daniel Solin, che lavora per la SNFC, la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi, da ben 27 anni. Jean Beauvais è il capotreno e anche lui è un veterano della società ferroviaria d'Oltralpe. Il viaggio procede regolarmente, ma all'improvviso, alle 18:36, a soli 8 km da Parigi, nei pressi della stazione di Vert-de-Maison, la corsa viene interrotta da un evento inaspettato. Nella seconda carrozza, una donna balza in piedi e aziona il freno d'emergenza. Un segnale acustico avvisa Solin dell'accaduto e del conseguente arresto automatico del convoglio. L'autrice del gesto scende precipitosamente dal treno e scompare rapidamente. Prima che il convoglio possa ripartire, Solin deve resettare l'allarme e riarmare i freni. Per il macchinista si tratta di una procedura piuttosto ordinaria. Il reset viene effettuato dal macchinista o dal capotreno. Date le circostanze, Solin avverte la stazione di controllo centrale di un eventuale ritardo del treno. Ore 18:40. Molti passeggeri temono che il ritardo sia più lungo del previsto, così decidono di trovare un altro mezzo di trasporto con cui proseguire il viaggio per Parigi. La Gare de Lyon è la stazione adibita ai collegamenti tra la capitale e il sud-est della Francia e ospita un volume di traffico tra i più intensi del paese. Il centro nevralgico dei movimenti ferroviari è la sala di controllo della stazione. Quella sera il controllore di turno è André Tollens. È responsabile della sicurezza e delle manovre dei 360 convogli in arrivo e in partenza dalla stazione. Ore 18:45. Colette Pacalet è un assistente commerciale e si affretta a raggiungere la stazione per non perdere il treno. È una madre single ansiosa di tornare a casa dove la attende il figlio tredicenne. Ogni sera, dopo il lavoro, mi affretto a tornare a casa perché devo prendermi cura di mio figlio, preparargli la cena e aiutarlo con i compiti. Ore 19:02. Solin riarma i freni e finalmente, seppur con 26 minuti di ritardo, il treno può ripartire per Parigi. Per giungere in orario, il controllore Tollens ordina a Solin di saltare la fermata successiva di Maison-Alfort e di proseguire senza soste sino alla Gare de Lyon. Ma il treno di Solin non è la sua unica preoccupazione. Ore 19:04. Anche un altro convoglio di pendolari in partenza da Parigi rischia di non partire in orario. Infatti, il macchinista André Tanguy attende l'arrivo del collega capotreno senza il quale non è possibile effettuare il viaggio. Per Colette Pacalet è un'ottima notizia, dato che l'improvviso ritardo le consente di salire a bordo del treno desiderato. E sia i passeggeri che il macchinista non possono fare altro che sedersi e attendere il capotreno.
Ore 19.07. Nel frattempo, il treno di Solen viaggia a 95 km orari. Un semaforo arancione gli segnala di rallentare, data la presenza di una ripida discesa poco prima di entrare nella Gare de Lyon. Ma i freni non rispondono ai comandi del macchinista. Solen comprende che i freni non funzionano e non riesce a rallentare. Il treno da 300 tonnellate è totalmente fuori controllo. Ore 19.07 e 30 secondi. Solen lancia un disperato SOS. Abbiamo un problema ai freni, non rispondono ai comandi. Solen attiva il segnale d'allarme che non viene recepito dai passeggeri ancora ignari del pericolo, ma che segnala la situazione di alto rischio alla sala di controllo della Gare de Lyon e alle cabine di comando degli altri treni pendolari. Tutti i semafori verdi diventano immediatamente rossi e gli altri convogli sono obbligati a fermarsi ovunque si trovino. In pochi secondi l'intero traffico ferroviario della zona è paralizzato. Nel frattempo Solen provvede a far trasferire tutti i suoi passeggeri in coda al treno. Nello stesso momento alla Gare de Lyon il capotreno ritardatario è finalmente arrivato. Ma ora il macchinista del convoglio in partenza ha il semaforo rosso. Non ha idea di cosa stia accadendo e non può fare altro che attendere maggiori informazioni. Ore 19.08. Il treno fuori controllo inizia a percorrere la ripida discesa che precede l'ingresso nella stazione di Parigi, aumentando inevitabilmente la velocità. Il macchinista Solen conduce i passeggeri nell'ultima carrozza e si prepara al terribile impatto. Ore 19.08 e 30 secondi. Il treno impazzito sfreccia davanti agli occhi increduli dei deviatori della stazione. Sta per impattare contro il treno in sosta di Tanguy, carico di pendolari. Dagli altoparlanti, i deviatori comunicano di evacuare immediatamente il treno in sosta. André Tanguy comunica per interfono di evacuare rapidamente il convoglio e i passeggeri, terrorizzati, si precipitano alle porte del treno. Ore 19.08 e 45 secondi. Tanguy vede il treno arrivare verso di lui. Ma resta coraggiosamente nella sua cabina e continua a ripetere ai passeggeri di scendere dal treno. Presto, scendete! Veloci! Il treno sta arrivando! Pochi secondi dopo, 307 tonnellate di metallo si schiantano contro il treno di pendolari in sosta al binario 2. I pochi passeggeri di Solen ammassati in coda al treno non riportano gravi lesioni in seguito allo schianto. Ma i pendolari del treno di Tanguy non sono altrettanto fortunati. Lo stesso macchinista perde coraggiosamente la vita durante il tragico impatto. Colette Pacalé si trova in testa al treno, dove lo schianto causa maggiori danni. Sino a pochi istanti fa, Colette attendeva soltanto di tornare a casa da suo figlio. E ora si trova intrappolata sotto un cumulo di rottami insieme a decine di altri passeggeri. All'improvviso mi ritrovai sotto cumuli di metallo e non avevo capito che un treno si era schiantato contro di noi. Volevo soltanto uscire fuori da lì. Ore 19.20. 11 minuti dopo il disastro, i primi soccorritori raggiungono la Gare de Lyon. L'entità della catastrofe è subito evidente. Si stima che ci siano oltre un centinaio di persone intrappolate sotto le macerie. Ma il metallo accartocciato impedisce ai soccorritori di raggiungere molti dei superstiti. E i medici non possono fare altro che attendere, mentre le squadre di soccorso tentano di penetrare l'inaccessibile groviglio di acciaio. Alla fine, i soccorritori riescono a liberare Colette. La gravità delle sue lesioni non lascia ben sperare. E i medici temono che non superi la notte.
il sindaco di Parigi Jacques Chirac e il ministro dei trasporti francesi si recano sul luogo dello schianto e pretendono chiarimenti dalla società statale SNFC riguardo le responsabilità dell'incidente. Parigi piange le 56 vittime della catastrofe. Si tratta del più drammatico incidente ferroviario nella storia della capitale francese. La Francia possiede una delle reti ferroviarie più avanzate d'Europa e adotta diverse procedure di sicurezza al fine di prevenire simili incidenti. Ma allora com'è possibile che si verifichi una catastrofe di questa portata? Il giorno seguente, il governo nomina una commissione di inchiesta per indagare sull'incidente. Oggi ripercorreremo i tragici eventi di quel giorno fatale e cercheremo di scoprire ciò che è realmente accaduto a Parigi. Qual è la causa del malfunzionamento dei freni? Come mai il convoglio non viene deviato? E perché i passeggeri in sosta al binario 2 non vengono avvisati in tempo del treno che sta per travolgerli? Jean-Pierre Pascal è il consulente tecnico della squadra investigativa. È a capo del Centro di Ricerca Statale dei Trasporti ed è esperto di sistemi di frenatura ferroviari. Il terribile incidente della Gare de Lyon sconvolse l'intero paese, sia per il numero delle vittime, sia per l'entità della catastrofe. Nella mia carriera non avevo mai visto nulla di simile. Per prima cosa, Pascal si reca sul luogo del disastro per capire le cause del malfunzionamento dei freni. E quando esamina i rottami, scopre qualcosa di sospetto. Infatti, una delle valvole frenanti principali risulta chiusa. Gli investigatori ritengono, senza ombra di dubbio, che la valvola sia stata chiusa manualmente da qualcuno. Inoltre, Pascal pensa che un simile intervento richieda un'ottima conoscenza dei sistemi di frenatura ferroviari e scarta quindi l'ipotesi di un attacco terroristico. Così interroga il macchinista e il capotreno del convoglio incriminato. Solène afferma che i freni per i primi 58 minuti funzionano perfettamente, rispondendo anche alla richiesta di una frenata d'emergenza azionata nei pressi di Verdemaison. Ma è possibile che questo gesto sia la causa dell'incidente? I giornali lanciano un appello per scovare la persona che ha azionato il freno d'emergenza e il giorno dopo lo schianto si fa avanti una giovane donna, la 21enne Odile Miroir. La donna spiega che è solita scendere a Verdemaison per andare a prendere il figlio a scuola. Ma non sa che il nuovo orario estivo delle ferrovie non prevede più la fermata in quella stazione. Odile teme di non arrivare in tempo dal figlio e, colta dal panico, aziona il freno d'emergenza attivando l'arresto automatico del convoglio. Pascal conclude che il gesto, sebbene irresponsabile, non possa essere la causa scatenante del disastro. Così interroga il capotreno Beauvais per scoprire cos'è accaduto dopo la frenata d'emergenza. Beauvais dichiara di aver tentato di resettare la maniglia del freno d'emergenza che si era bloccata e non si muoveva. La maniglia si trovava tra due carrozze e sbloccarla era piuttosto difficile. La maniglia si trova vicino alla valvola di frenatura principale che risulta inspiegabilmente chiusa. Ma nessuno ricorda di averla toccata in alcun modo. Anche il macchinista Solen tenta di sbloccare la maniglia e solo dopo diversi tentativi finalmente riesce a resettare il sistema di frenatura del convoglio. Ma non appena torna nella cabina di comando si accorge che i freni sono ancora bloccati. Pascal è perplesso. Com'è possibile che la procedura di ripristino non riesca a sbloccare i freni? Esaminando attentamente il sistema di frenatura del convoglio, l'investigatore scopre qualcosa di interessante. Infatti, anche se viene resettata la maniglia d'emergenza, la chiusura della valvola frenante aziona un meccanismo di sicurezza fail-safe che mantiene bloccati i freni. Ciò evita che la corsa del treno venga compromessa dalla disattivazione dei freni pneumatici. Ma è possibile che Solène abbia chiuso erroneamente la valvola?
Pascal analizza attentamente le sue dichiarazioni. Solène ammise di essersi appoggiato sulla leva della valvola per poter raggiungere la maniglia del freno d'emergenza, ma non si accorse che il suo gesto aveva compromesso il sistema frenante. Nel tentativo di resettare la maniglia d'emergenza, Solène colpisce la leva della valvola frenante chiudendola per sbaglio. Ma il macchinista crede di aver semplicemente resettato la maniglia. La chiusura della valvola interrompe l'erogazione di aria compressa dal motore ai freni del convoglio. Nonostante l'intervento di Solène, i freni delle 7 carrozze passeggeri sono ancora bloccati. Ma allora com'è possibile che il macchinista riesca a far partire il treno? La procedura prevede che per risolvere un problema tecnico, il macchinista debba rivolgersi agli ingegneri specializzati. Ma Solène ha fretta di ripartire e ignora il regolamento. Così tenta di sbloccare i freni da solo, chiudendo accidentalmente la valvola frenante. Questa disattenzione genera una mancanza di pressione che blocca l'intero impianto frenante. Ma il macchinista è convinto che la causa del problema sia una bolla d'aria all'interno del sistema di frenatura, un inconveniente che si verifica spesso quando viene azionato il freno d'emergenza, data l'elevata pressione esercitata sui singoli freni. Così Solène decide di diminuire la pressione in modo da eliminare la bolla d'aria e riattivare definitivamente l'impianto frenante. E apparentemente sembra che il macchinista abbia ragione. Ma in realtà sta commettendo un terribile errore. Infatti, invece di eliminare la bolla d'aria e ripristinare il corretto funzionamento dei freni, il macchinista espelle la poca aria ancora presente nel sistema frenante, causandone il blocco definitivo. Ma Solène è ignaro della situazione e afferma inoltre che l'indicatore della pressione del sistema frenante presente nella cabina di guida segnala valori corretti. Ma la chiusura della valvola frenante principale isola il resto del treno dalla carrozza motrice e l'indicatore mostra soltanto i valori relativi alla pressione della locomotiva. Ore 19.02. Solène riparte per Parigi, destinazione Gare de Lyon. E per recuperare i minuti di ritardo raggiunge rapidamente i 100 km orari. Tuttavia il macchinista ha ancora la possibilità di fermare la folle corsa del treno. Infatti il nuovo orario estivo prevede un'ulteriore fermata a Maison-Alfort, a 6 km e mezzo dalla Gare de Lyon. La stazione si trova su un terreno piano e se Solène provasse a frenare, il treno si arresterebbe naturalmente a circa 4 km dalla stazione parigina. Pascal vuole scoprire come mai il macchinista non si accorge del problema quando giunge a Maison-Alfort e chiede maggiori spiegazioni ad André Tolin, il controllore che quella sera è di turno alla Gare de Lyon. Il treno ha 26 minuti di ritardo e rischia di incontrarsi con gli altri convogli che viaggiano in orario. Così per recuperare il ritardo, Tolin ordina a Solène di saltare la fermata di Maison-Alfort e di proseguire direttamente per Parigi. A 6 minuti dal disastro, il treno di Solène procede a tutta velocità verso la ripida pendenza che precede la Gare de Lyon. L'ultima possibilità di evitare la catastrofe sembra ormai perduta. Ma Solène ha ancora un'ultima carta da giocare. Il treno, infatti, è dotato di un sistema elettrico frenante ausiliario concepito per rallentare la corsa dei treni e per evitare di consumare eccessivamente le pastiglie dei freni. Questo sistema si trova proprio nella cabina di guida, sotto gli occhi di Solène. Ma per quale motivo non viene azionato? Solène non usa abitualmente il sistema elettrico e, colto dal panico, ne dimentica l'esistenza. Ma questa terribile distrazione costerà la vita a molte persone. Tuttavia esiste un'ultima possibilità per evitare il disastro. Infatti, il regolamento prevede che in presenza di un treno fuori controllo, il personale di stazione debba identificarlo e deviarlo su un binario libero da altri convogli. Ma come mai non viene applicata questa procedura? 90 secondi alla collisione. Il controllore Tolans riceve una richiesta di SOS da Solène. Abbiamo un problema ai freni. Non rispondono ai comandi.
Il regolamento prevede che il macchinista comunichi al controllore il suo nome e la sua posizione. Ma colto dal panico, Solène commette un terribile errore. Infatti dimentica di identificarsi e Tolance non ha idea da quale convoglio provenga l'SOS. Il controllore sa soltanto che il treno fuori controllo è diretto ai binari sotterranei. Ma gli investigatori scoprono che è ancora possibile scongiurare il disastro. Pascale, infatti, apprende che quel giorno la rotta del treno in arrivo viene programmata in anticipo, prima dell'insorgere del problema. E la programmazione prevede che il treno di Solène venga deviato a 500 metri dalla stazione parigina e trasferito dal binario 2 al binario 1, libero da altri convogli. In questo caso il treno avrebbe impattato contro il fermacarro, ma Pascale è convinto che lo schianto sarebbe stato meno devastante. L'impatto sarebbe stato meno intenso e nessuno sarebbe rimasto ferito. Pascal ripercorre gli ultimi attimi fatali che precedono la collisione e scopre che al segnale d'allarme i deviatori ricevono l'ordine di applicare la cosiddetta procedura di chiusura generale. Ma questa procedura avrà delle ripercussioni catastrofiche, perché al fine di consentire ai deviatori il totale controllo manuale della rete ferroviaria, non tiene conto delle rotte programmate in precedenza. Così gli aghi dello scambio non deviano più il treno di Solène sul binario numero 1, libero da altri convogli. La collisione, ormai, risulta inevitabile. Il disastro conta ben 56 vittime. La commissione d'inchiesta conclude che l'incidente è dovuto a un errore umano, ma ritiene anche che le misure di sicurezza del sistema ferroviario siano scarse e poco affidabili. La donna che aziona il freno d'emergenza, Odile Miroir, il macchinista Solène e il controllore Tolance subiscono un processo penale. La 21enne Odile Miroir e il controllore Tolance vengono prosciolti, mentre Solène viene condannato a 4 anni per omicidio colposo, di cui sconterà soltanto 6 mesi. Colette Pacalet si ristabilisce completamente, ma crede che Solène non sia il solo responsabile del disastro. La responsabilità dell'incidente va attribuita a tutta la società ferroviaria. E non trovo giusto che solo il macchinista abbia pagato per ciò che è accaduto. La memoria delle vittime è stata letteralmente calpestata. In seguito alla tragedia, la SNFC introduce nuove misure di sicurezza. La catastrofe della Gare de Lyon ha sconvolto profondamente il paese. E oggi la Francia possiede una delle reti ferroviarie più sicure e tecnologicamente avanzate d'Europa.